È il giorno dell'abbandono. Ciao eccellenza e benvenuta a Serie D. Applausi per Mastro Nicola, per Ricchiuti, la sua ultima, forse Annieri da calciatore e per l'intera squadra. Campionato da record, 98 punti all'attivo, sole due sconfitte, una Coppa Emilia messa in cassina e una Supercoppa tutta da giocare prima di rompete le righe. Prima dell'ultima gara di campionato i giocatori del Rimini entrano con la maglia celebrativa creata dagli ultras biancorossi per il ventennale della scomparsa dello storico capo ultra Marco Caruso, deponendo anche una corona di fiori sotto la curva est. La prima azione del match arriva al minuto 10, dall'angolo Bonaventura gioca di sponda e Fabri a volo trova la grande parata di piede di Albertazzi. Ancora corner per i biancorossi, palla al limite per Mani che spara altissimo. Alla mezz'ora il Rimini passa, Bonaventura cambia partner, questa volta fa da sponda a Ciccarevic, l'ex Sammarino trova il sinistro vincente che batte Albertazzi per 1-0 biancorosso. Allotti ci tiene a fare bella figura e a incrementare il bottino di reti raggiunti in stagione, tenta così la solo personale prima di servire Fabri che spara al lato. Gli attaccanti continuano a mettersi in vettina, questa volta è il turno di Bonaventura che alza però la mira. Guiebre, devastante nel primo tempo, spaventa la porta avversaria con un diagonale che esce fuori di un nulla. In chiusura di primo tempo, ancora un super Guiebre fa vedere i sorci verdi alla difesa del progresso, ma il portiere tocca col tanto che basta per spedire in corner il suo bolide. Dalla bandierina Nanni ci prova col destro, ma Albertazzi è pronto alla presa a terra. In avvio di ripresa arriva la prima vera occasione per il progresso, con la conclusione ravvicinata di Tani che sfiora il palo alla sinistra di Scotti, che comunque era pronto alla parata. Ancora un tiro dal limite verso la porta di Scotti ad opera degli ospiti, questa volta ci prova Barranca con il destro, pallone alto, di poco. La manovra offensiva del progresso prosegue con una girata di Rossi che non inquadra il bersaglio. Lo stesso Rossi ci prova nuovamente 120 secondi più tardi con la sfera di pochissimo a lato. Il Rimini continua a concedere, Scotti si salta compiendo una grande parata sulla conclusione di testa ravvicinata ad opera di Tani. Per il giocatore rossoblu la palla avrebbe oltrepassato la linea di porta, ma l'arbitro sorvola. Dall'altra parte serpentina in area di rigore di Guiebre che perde il pallone, ma la sfera arriva a Bonaventura che spara però alto. Più preciso Allotti che va alla conclusione costringendo Albertazzi al miracolo per togliere la sfera dall'incrocio. Bravo in questo caso il portiere del progresso a blindare la porta con un guizzo felino. Al 23esimo, tra gli applausi di tutti i neri, entra Adria Ricchiuti che prende il posto di Fabri. È la volta dell'idolo del neri, tra gli applausi del campo arriva però il gol di Barranca che prende palla al centrocampo, semina avversari come Birilli e infila in rete il pallone del pareggio. La risposta dei Rimini è immediata, Bonaventura servito da Ricchiuti di piatto trova l'angolo vincente alla destra dell'estremo ospite, siglando nuovamente il sorpasso biancorosso. Bonaventura e Ricchiuti vorrebbero segnare, ma entrambi si fanno i complimenti. Uno vuole far segnare l'altro e nessuno tira davanti ad Albertazzi, facendo sfumare così un'azione concreta. Più concreto invece Ciccarevic, che è servito proprio dall'asse argentino, all'86esimo, segna il tris. Ci sarebbe il tempo anche per il poker, ma Guiebre viene annullato il gol per fuorigioco. Intanto tutto lo stadio neri canta ininterrottamente un unico coro, Cicco Cicco, con l'applauso del pubblico che diventa sempre più caloroso nei riguardi di tecnico, staff e giocatori a fine gara. Campionato da record, 98 punti all'attivo e Supercoppa a portata di mano. Sì, davvero, un altro calcio è possibile. La Serie D, ora caro Rimini, ti aspetta. Buon viaggio.